La Dinamo è sicuramente una delle squadre in Europa che gioca più post basso, con l'ala piccola, con l'ala forte e con il centro. Lo fa in maniera sistematica, non solo nell'uno contro uno diretto, ma anche nella capacità di coinvolgere compagni sul lato debole o contro raddoppi, riuscendo sempre a trovare un buon tiro grazie anche alla qualità dei suoi passatori. Iniziamo subito con il post basso di Pierre, che attacca aggressivo l'area, Olon si chiude a riccio, ma la capacità del canadese di mantenere il controllo e servire Evans permette al numero 11 di segnare da 3 punti. Ancora Pierre in post basso, dalla piccola è immarcabile o comunque mette in grande difficoltà gli avversari, carica gli avversari punto di falli e soprattutto ha varietà nella capacità di leggere la situazione e batterli. Sinistra o destra non cambia, ha tocco e fisicità per chiudere in diversi modi. In mezza transizione, quando la Dinamo non permette agli avversari di schierarsi, Evans è bravissimo ad attaccare subito Pnini, che non può tenerlo. Canestro facile. Se concedi la mano destra ad Evans, che attacca con quell'aggressività e con quella forza, o raddoppi o speri che sbagli, altrimenti il risultato può essere canestro e fallo. Ancora Evans, mancano 8 secondi dalla fine dell'azione. Olon fa cambio difensivo, finisce un piccolo Ohayon contro di lui, ma Evans è talmente bravo che riceve molto profondo e non dà la possibilità ad altri avversari di aiutare. Punito il cambio e altri 2 punti. Stesso discorso per Bilan, che ha grandissima visione di gioco e capacità di trovare la miglior soluzione. In questo caso è perfetto il passaggio sul lato debole per Pierre, tanti lunghi hanno un solo, massimo 2 movimenti nel proprio bagaglio. La valigia del centro croato è stracolma e lui sceglie di volta in volta leggendo la difesa. Il giro sul perno con il Dream Shake, ovvero stesso movimento preso da Hakimi Olajuwon, è perfetto. Da Olajuwon passiamo a Divac, altro giro, altro post basso, altro regalo. Bilan con un palleggio e il mezzo reverso immediato non dà la possibilità al difensore di provare neanche a stopparlo. Nei momenti chiave la Dinamo ricorre spesso al post basso e alla palla dentro al centro croato. Anche in questo caso, lettura della difesa, peso specifico in area e gancio tipo rigore a porta vuota. Bilan ancora determinante. Dwight Colby ha giocato un primo tempo da 10 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate, mettendo in mostra grande energia ma anche buonissime doti non solo atletiche ma anche tecniche. Nella prima azione c'è tutto il succo della sua dinamicità, va ad aiutare in difesa stoppando l'avversario e poi corre il campo per mantenere il controllo e chiudere 2 punti sulla corsa. Fatto veramente bene. Nella seconda azione vediamo un'altra delle sue qualità, forse una delle migliori, ovvero il rimbalzo offensivo. Se non lo tagli fuori e lo lasci arrivare così sotto canestro, la palla la prende lui. Altra opzione del suo bagaglio offensivo è il roll a canestro, ovvero il taglio sul passaggio del compagno, in questo caso Gerrels. Il dettaglio che fa la differenza è l'attesa e il timing con cui roll a canestro, cambiando anche angolo di blocco senza commettere fallo, ma mettendo in difficoltà la difesa. Appoggia a canestro solo perché erano 10 minuti filati che era in campo. Colby ha anche movimenti in post basso, ma soprattutto è già entrato nell'ottica dei compagni di condividere la palla quando non può prendere vantaggi significativi. Il passaggio a Pierre è perfetto, il canadese ringrazia e segna da 3 punti. Anche in un momento delicato è bravo a giocarsi il post basso e non andare fuori giri, mai saltare sulle finte, per di più quando mancano 2 secondi allo scadere. Curtis ringrazia e segna da 3 punti. Flash chiave della Dinamo, oltre ovviamente al post basso che abbiamo visto, 1 contropiede, campo aperto, capacità di passarsi il pallone tra compagni e trovare subito il tiro migliore. La velocità di Pierre nel passaggio fa tutta la differenza per la tripla di Spissu. Gerrels è determinante nel break di inizio ultimo quarto, non solo per la bomba del 64-60, ma anche per la sua difesa e per la sua capacità di attaccare uno contro uno, canestro fondamentale. Personalità e fiducia, Gentile ha appena sbagliato 2 tiri in attacco, ha preso la bomba da Foster in faccia, nessuna paura. Evans lo serve subito vedendolo con spazio e lui non si tira indietro, bomba chiave del match, la stessa che realizza Vitali dopo 2 errori consecutivi. La meccanica e la velocità del rilascio del pallone sono 2 cose che fanno la differenza, il canestro è pesantissimo. Nell'ultima azione che chiude la partita, ancora Gentile è bravissimo a non forzare, ma ad aspettare il compagno per restituirgli il favore fatto in precedenza, schiacciata e game over. Situazione legata ad un timeout di Gianmarco Pozzecco, anche dai dettagli si vede come una squadra recepisce e agisce di conseguenza oltre a capire l'errore commesso. Il coach si lamenta del posizionamento sulla penetrazione subita da Pierre e sulla mancata comunicazione dei compagni per aiutare il canadese.
Jackson. One player is here and one is here, so we cannot. But we have to be here and tell him, hey, I'm here, I'm helping on this side, okay? Hey, we play five for Miro. Mentre dopo è molto esplicito sul fatto di andare da Bilan per attaccare il post basso. Detto fatto, il croato fa sempre la differenza. Due flash finali, uno di gioco, a volte vengono messi dei giocatori, degli specialisti per marcare faccia a faccia o per cercare di innervosire l'avversario diretto più forte. Arush vuole mettere in difficoltà Vitali, non solo con le mani addosso ma cercando di far cadere Michele nella trappola del nervosismo, mentre sacrosanta la decisione degli arbitri sull'antisportivo dato a Gerrels. Il fallo del numero 55 non è violento ma interrompe chiaramente un contropiede senza tentare minimamente di giocare la palla. Giusta la decisione degli arbitri. Prestiti personali Banco di Sardegna. Trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi. Banco di Sardegna, Gruppo Bipel.